Intanto bisogna ricordare che le quattro banche coinvolte sono tutte quattro banche di area centrosinistra, di area PD. Questo è un dato su cui non dobbiamo dimenticare. Secondo, Questa cosa che le banche viene devono fatto essere un di area decreto politica per solo in questo salvare gli paese può istituti. capitare però, perché le banche dovrebbero essere Non è che devono, banche, purtroppo, punto. non è che devono, mi scusi, non è che devono, purtroppo è così. Guardi chi veniva nominato in queste banche, esattamente come Monte Paschi di Siena, ma diciamo che Monte Paschi di Siena non è di area politica, decidevano all'interno delle segreterie del Partito Democratico chi Vabbè, ma nominare mamma come mia, ma dirigente all'interno del certo. Monte Paschi di Siena. Diciamo come stanno le cose, altrimenti ci raccontiamo delle bugie. Vabbè. Seconda cosa, viene fatto un decreto per salvare gli istituti con soldi pubblici, perché Renzi ci ha raccontato la balla che non ci sono soldi pubblici, c'è 1,5 miliardi di garanzia di Cassa Depositi e Prestiti, che sono soldi dei cittadini, per salvare gli istituti. Mentre per salvare i risparmiatori truffati, adesso forse adesso, non quando è stato fatto il decreto, mettono 100 milioni sotto 100 milioni di euro di persone che hanno perso i risparmi di una vita. Ma vi sembra una cosa normale? Io da Presidente del Consiglio la prima cosa che farei andrei a tutelare quelli truffati, i più deboli, i cittadini abbandonati. Ci sono gente che ha la disperazione veramente. Ma non si può far finta di niente e dire che abbiamo fatto tutto bene, tutto giusto. E oltretutto, se permette, io ricordo bene le parole di Renzi quando c'era di mezzo l'ex ministro Cancellieri per quanto riguarda il caso Telecom con figlio che lavorava e diceva non serve un'indagine, una questione morali, parenti. Adesso ha preso un ministro il cui padre è vicepresidente di uno di questi istituti e sembra che nulla sia successo. Allora, la questione morali non capisco come per il Presidente del Consiglio valga quando doveva regolare i conti internamente al Partito Democratico e contro il governo Letta, non valga più quando lui è Presidente del Consiglio. Allora.